Ciao a tutti ragazzi e bentrovati in questo nostro nuovo unboxing, gioco di parole. Il pacco di oggi ci arriva direttamente da un ufficio stampa, vi do subito qualche indizio. E infatti ieri siamo stati invitati ad un evento che si è tenuto a Milano. Molti di voi molto probabilmente avranno già capito di cosa stiamo parlando. Comunque, oggi mi sono vestito di blu appunto per questo. Per quale motivo? Perché io spero che il device in questione sia blu e non nero, perché a me blu piace di più, raga. Però ovviamente non voglio spoilerarvi nulla, ho già detto troppo. Procediamo con l'apertura del pacco. Molti di voi avranno già capito di cosa si tratta. Nel frattempo, tagliando la busta, ho tagliato tutto. Quindi, vediamo un po' la bustina qua. Oh cavolo. E eccolo qui il nostro pacchetto. Che cos'è, raga? Che cos'è? Questo device potrebbe essere il Best Buy del 2017. Lo volete vedere? È proprio lui. Honor 8 Pro. Scatola blu. No, già lo vedo. È nero. Vabbè, diciamo che anche se è nero va benissimo, però blu ha quel tocco di classe in più che, ragazzi, non è da sottovalutare. Comunque eccoci qui, ragazzi, potete vedere benissimo. Ho doppia fotocamera posteriore, il sensore fingerprint qui dietro e un display meraviglioso che è 5 pollici e 7 se non erro. Nel frattempo che accendiamo il dispositivo andiamo a vedere anche cosa c'è al suo interno. Ah, ecco, una confezione che può diventare anche un visore. Eccolo qua. Però le lenti dove sono? Probabilmente saranno all'interno del dispositivo. Comunque, al suo interno è presente, togliamo questo, è presente anche, vediamo subito, ok, la solita spillettina per lo slot SIM con tutte le varie istruzioni, il libretto delle istruzioni, il caricabatterie con ricarica rapida, il cavetto per la ricarica e per il trasferimento dei dati e poi basta. Honor 8 Pro, vi dicevo, un device molto atteso per le sue specifiche tecniche, perché è un dispositivo che al prezzo di, se non erro, 500 euro offre... Ah, eccole le lenti. Quindi è anche un visore questa scatola. Offre delle un comparto hardware veramente di livello. Infatti stiamo parlando di un processore iSilicon Kirin 960 con 6 GB di memoria RAM e 64 di memoria interna. Comunque, per quanto riguarda la confezione abbiamo già visto tanto. Se voleste sapere qualche informazione ulteriore riguardo questo dispositivo, io vi ricordo che questa sera andrà in onda una live con Guerz86, Gesualdo Lomonaco e PianetaSmart.it sul nostro canale Jits China e Jits Blog. Quindi parleremo di S8 e faremo anche un confronto che più che un confronto sarà una Royal Rumble, perché ci saranno veramente di tutto, ci sarà veramente di tutto, tra cui Mate 9, S8, S7 Edge. E che cosa abbiamo? L'Honor 8 Pro, abbiamo il P10, il P10 Plus, insomma chi più ne ha più ne metta. Quindi ragazzi, rimanete sintonizzati sul nostro canale questa sera alle 9 per la live. Per questo unboxing con Honor 8 Pro, ovviamente le nostre opinioni ve le daremo nella recensione che arriverà a breve, prossimamente, non è a breve perché non è che in due giorni possiamo tirarvi fuori una recensione, ovviamente il prodotto va testato e poi vi daremo le nostre opinioni. Quindi ragazzi, rimanete sintonizzati, ancora una volta ve lo dico, è importantissimo, mettete like, attivate la campanellina, commentate se volete dire qualcosa, ho detto qualche comunque ragazzi, per questo unboxing è tutto, e un saluto da Leonardo con Honor 8 Pro da jitschina.it.